Breaking news, ultime notizie dal mondo della telefonia. Esattamente il 28 novembre è stato presentato il nuovo smartphone della Huawei, Honor V10. Si tratta di uno smartphone a tutto schermo con rapporto 18 noni e una diagonale di 5,99 pollici. La risoluzione del pannello è un Full HD+, a 2160x1080 pixel. L'hardware è un top di gamma, si tratta di un Kirin 970, infatti si basa su Oreo 8.9 con interfaccia personalizzata EMUI 8.0. Nel lato della fotocamera troviamo due sensori, quello primario da 16 megapixel e quello secondario da 20 megapixel per le riprese in bianco e nero. La fotocamera frontale invece è di 13 megapixel. E qui abbiamo la chicca. Honor avrà il riconoscimento facciale, cioè possiamo sbloccare il telefono con il riconoscimento del volto. Avrà un processore da 4 o 6 GB di RAM. Avrà uno spazio di archiviazione da 64 GB o da 128. Espandibile in via micro SD. Come abbiamo detto, la fotocamera è doppia. Avrà un'apertura focale di 1.8, flash LED, con registrazione video a 4K. Avrà una batteria enorme da 3750 mAh. Con supporto di ricarica rapida, cioè possiamo caricare il 50% in mezz'ora. Ecco, anche qui abbiamo lo scanner delle impronte nella parte davanti e avrà la dimensione di 157x74,98x6,97 mm e avrà un peso di 172 grammi. Ecco, questo Honor V10 sarà venduto in Cina il 5 dicembre. Sarà disponibile in 4 colori: nero, oro, rosso e blu. Ma la cosa più sbalorditiva è il prezzo, perché il 4 giga di RAM da 64 giga al ricambio in euro sarà di circa 343, il 6 giga da 64 al cambio circa 382 euro, il top di gamma da 6 giga di RAM 128 giga al cambio sarà di 445 euro, anche se per ora non sono ufficiali. Resta che dobbiamo aspettare il 5 dicembre, che verrà presentato a Londra. Siete curiosi anche voi di sapere com'è? Allora non resta che aspettare. Vi chiederete il perché ho realizzato questo video, perché non c'entra nulla con il video che carico. Ci sarà una novità nel canale, ovvero subirà delle modifiche per quanto riguarda video editing. Ci sarà maggiore qualità e i video saranno probabilmente più interessanti. Resta il fatto da vedere se comprare Honor V10 o il nuovo OnePlus 5T. Quindi rimanete sintonizzati al mio canale, iscrivendovi e lasciare un bel like qui in basso. Mi raccomando, ciao!